Ho una notizia per voi. Siamo e sarete tutti Zoomer. Zoomer cosa? Il termine è stato coniato da Moses Naimer, tycoon televisivo canadese che dagli anni 70 del secolo scorso ha Hello, anticipato i I'm social media, Moses coinvolgendo il Naimer, pubblico and in nella February I'll costruzione be di coming to programmi Milan to e take palinsesti part della in sua a TV, meet la the prima Medium Green urban event. TV al mondo. I guess that's me. A lui si deve l'invenzione del termine Zoomer, composto da baby boomer e zip, ovvero i nati degli anni 50-60 del secolo scorso, che oggi hanno 50-60 anni e vivono con grinta zip. Insomma, gli zoomer sono persone che non rinunciano a un ruolo attivo nella società, una società che solo in apparenza sembra rifiutarli per raggiunti limiti d'età. In centinaia sono venuti ad ascoltare Moses Naimer a Milano, lo Zoomer per eccellenza, per capire cosa significhi un fenomeno che in Canada ha raccolto oltre 300.000 over Really? 65. Now, it's true, after a certain amount of time, people may not want to work in the same way. They may not want to work as hard. But we've all begun to realize now that retirement is the way to die. It's when you detach completely, when you have no reason to get up in the morning, when there's nobody calling or writing you, that that decline begins. So a characteristic of Zoomers is they want to stay current, they want to enjoy themselves, and that's only fair, but they also want to give back, and many Zoomers are engaged in social entrepreneurial activity because they have the means to do so and they have the time to do so. Al di là delle parole di Snymer su consumi, televisione, target e pubblicità, c'è qualcosa di molto semplice. Chi è più avanti negli anni non è utile solo per curare i nipotini e aiutare economicamente i figli, può anche far del bene nella società in cui vive, come è accaduto a Milano il 1 maggio 2015. Può e deve. La sintesi è che l'incontro e la condivisione sono e saranno sempre più importanti in un mondo che cresce nelle aspettative di vita. Anche le parole sono importanti. Zoomer ha aiutato a dare un nuovo significato a nonno, anziano, vecchio, pensionato. E parafrasando il manifesto, Zoomer di tutto il mondo, di oggi e di domani, unitevi!